Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, in questo giovedì che chiude il mese di gennaio, giovedì 31 gennaio 2019, pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani locali, nazionali e per vedere alcuni dei servizi realizzati ieri dal TG6. Andiamo subito con i quotidiani locali e siamo sulle quattro edizioni del centro, qui su quella di Pescara, Mare e Siti, assolti tutti i politici, fuori Alessandrini, Del Vecchio, Mascia, Antonelli a processo in 12. E poi la politica sotto la testata, Salvini a Ortona per Marsiglio, la piazza si riempie, Marcozzi è il ministro, sanità, ecco il piano del Movimento 5 Stelle. E poi ancora Legnini, fermi a Roma i nostri fondi degli ospedali. E siamo a centro pagina con la fotonotizia, Pineta, 170. Gli alberi pericolosi da abbattere, il verdetto degli agronomi dopo i controlli. Di spalla lo speciale manovra 2019, bonus casa, condoni, cedolare secca, tutte le novità. E poi i richiami di cronaca, sosta in centro, rilasciati 1500 permessi l'anno, ovviamente a Pescara. A Montesilvano spiagge libere con servizi in mano ai privati. Poi sono ultime ore di calciomercato, questa sera lo stop alle ore 20, il Pescara prende Falasco Macin a Parma. E poi ancora sotto la fotonotizia, torniamo alla cronaca, precipita sotto gli occhi del figlio, dramma a Pescara in un cantiere dei Colli, l'operaio di 58 anni è gravissimo. Il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, niente carta di identità per il caro estinto. Proseguiamo e siamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro, la cronaca in apertura, usura, arrestati moglie e marito, vittime terrorizzate facendo credere che i soldi prestati arrivassero dalla malavita, tutto questo a Chieti. E poi la foto notizia dedicata al basket, Teate Basket, quinta vittoria di fila battuta Civitanova, i biancorossi calano il pokerissimo. E poi i richiami di cronaca, a Vasto morta la donna investita per due volte, una pensionata di Vasto è morta nel policlinico di Chieti dove era ricoverata in seguito a un doppio investimento subito mentre attraversava via Dalmazia alla Marina di Vasto. A Guardia Grele, raid in sagrestia, rubati corone e un ostensorio. A San Salvo, San Nicola, lavori in chiesa per 12 mesi. E torniamo alla cronaca con un altro fatto di sangue, altre vite perse sulle strade, schianto con il bus, muore a 47 anni, a Ortona, guardia giurata perde la vita, incontrata a Foro, stava tornando a casa dal lavoro. Proseguiamo, siamo sul centro, edizione di Teramo, sempre la cronaca, lite con l'acido tra imprenditori a Teramo, l'ex editore Di Francesco ustionato agli occhi, ferito il costruttore Cerino. E poi per il basket, la foto notizia è dedicata alla palla a spicchi, il Roseto Sharks non si ferma, grande colpo a Forlì. E poi alla GLM di Castelnuovo, Salvi 90 precari e altri 40 diventano stabili, salvati in extremis, 90 precari che da domani si sarebbero trovati senza lavoro e creati 40 posti a tempo indeterminato. Alla GLM di Castelnuovo è stata concordata una deroga al decreto dignità. E poi il post-sisma Crimi, cambio la legge sulla ricostruzione, il disastro, la frana di Casoli di Atri, le case saranno rase al suolo. Ancora la cronaca, arrestato per le spaccate alle auto Teramo, albanese accusato di un colpo, ma in casa aveva la refurtiva di altri 8. E siamo all'edizione di L'Aquila del centro.
L'apertura, facoltà senza mensa e protesta all'Aquila. Gli studenti di economia incalzano la rettrice che assicura apertura a marzo. E poi la foto notizia, soccorsi simulati nella neve con 200 alpini, esercitazione all'Aquila nel comprensorio di Campo Felice. Quindi i richiami, sempre all'Aquila, usura, assolti gli imprenditori Cicchetti. L'inchiesta pescarese, sede della regione, a giudizio anche Mannetti, e a Sulmona ricostruzione, fondi per le ditte e professionisti. Ancora la cronaca, va a salutare i genitori, preso latitante ad Avezzano, l'uomo era ricercato da 3 anni, tradito dall'affetto per mamma e papà. Andiamo ora sul Messaggero Abruzzo, ecco l'apertura, acido in faccia, imprenditore grave a Teramo, litigio tra due uomini in strada, all'improvviso vola il liquido corrosivo, l'ustionato e l'editore Aldo Di Francesco avrebbe riportato serie lesioni al viso. Andiamo sotto la testata, degrado, sgomberato accampamento di disperati in via Tavo a Pescara. E poi sul fronte Teramo Calcio, il comitato etico diffida Di Matteo, non devi entrare nella società. La cronaca a Ortona, schianto contro un bus, muore guardia giurata, l'incidente alle 8 di ieri, Riccardo Monacciari tornava a casa dopo il lavoro, la Fiat ha tamponato il pullman fermo dopo aver fatto salire i passeggeri. Di spalla, ricostruzione del Teramano, Crimi partirà entro l'anno. E poi ancora in taglio medio abbiamo la fotonotizia con il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini che infiamma la piazza, e poi torna Berlusconi, il vice premier a Ortona, il leader di Forza Italia a Chieti. E poi ancora in taglio medio, mare e la City, assoluzione per tutti i politici, Alessandrini scagionato con Del Vecchio, l'ex sindaco Mascia e Antonelli. E poi in basso, quota 100, Pescara, arrivate le prime domande. Andiamo a chiudere questo segmento di Mattino 6 con la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, sfregiato al volto dall'acido, lite tra noti imprenditori degenera in tragedia, un ricovero in ospedale, denunce reciproche. E poi sotto la testata, caos CUP, la ASL oggi rescinderà il contratto nel mirino alla società che gestisce i dati sanitari, baracche, siamo a Rosetto degli Abruzzi, è la volta giusta per vendere. Scendiamo a centropagina, c'è lo sport, sarà sfida giallorossa in Coppa Italia di Serie D, il Real Giulianova in semifinale contro il Messina. Questo è uno scatto della festa negli spogliatoi dopo la vittoria di ieri sul Montevarchi, più tardi il servizio. Andiamo ai richiami, ricostruzione, il vice ministro Crimi annuncia presto una nuova legge, a Tortoreto aggiudicati i lavori per il lungomare, a Teramo annullato il licenziamento bis della gente municipale, sempre a Teramo arrestato un topo d'auto, non un vandalo. E poi ancora, mamma da 3 mesi aspetta la protesi a Pineto, il figlio disabile denuncia la lentezza della ASL. E poi in basso la replica, casa Salvoni non andrebbe abbattuta, sempre la querelle sul teatro romano a Teramo. E poi per la pallacanestro, impresa Roseto a Forlì, l'over time premia gli squali. Possiamo lasciare i quotidiani locali, andiamo a sfogliare le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, ecco qui l'apertura, allarme di Conte sulla recessione, economia in calo, le imprese al governo, riaprite i cantieri. Sotto la testata lo sport con le gare di Coppa Italia di ieri, la Juve crolla a Bergamo, sfuma il sogno triplete. E poi
A centro pagina queste i due volti di quella che è la situazione ora in Venezuela, di grande caos. Venezuela, Maduro cerca il dialogo, no di Guaidó. E poi a centro pagina la nave a Catania rischia il sequestro, migranti, il Viminale, una legge anti-ONG. Scendiamo. O meglio, cambiamo la testata e siamo ora sulla prima pagina di Repubblica, ancora con le parole del Presidente del Consiglio Conte, che anticipa la recessione in arrivo, un altro calo del PIL. Il Premier, riscatto nel 2019, Sea-Watch, sbarco a Catania, e Salvini rilancia il blocco navale. E poi il colloquio con Silvio Berlusconi: nel caso di una crisi di governo, pronti a far rinascere il centrodestra con i fuoriusciti dai 5 Stelle. La fiction, qui vediamo l'attore Luca Zingaretti in l'altro capo del filo, se la Rai sovranista ora ha paura del commissario Montalbano. Proseguiamo, siamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, questa è l'apertura, TAV, il contro dossier della Lega, copia studi pagati dai costruttori. E poi la società TELT, dietro i numeri per difendere l'opera, Oste, il vino è buono per spingere l'alta velocità Torino-Lione, il carroccio usa i dati di un documento della società italo-francese, arrivano da uno studio pagato alla Bocconi 59.000 euro e parte l'assalto finale ai 5 Stelle, fuori l'analisi costi benefici. E poi la storia, il caso Vannini alla Dispoli, sentenza scandalo, la vita di mio figlio ora vale 5 anni. Andiamo sotto la testata, processo di Ciotti, Salvini ha paura, il Movimento 5 Stelle tentenna, in giunta Gasparri no alla memoria congiunta dei ministri, Conte in allarme. Andiamo ora sulla prima del Messaggero, ecco l'apertura del quotidiano romano, Italia in recessione, tagli in vista, oggi la conferma dell'Istat sul calo del PIL, Conte anticipa il dato, migliorerà entro l'anno, verso l'aumento di 4 miliardi del deficit, l'UPB, sanità nel mirino, Tria, niente manovra bis. E poi sotto la testata le parole del cantante Daniele Silvestri, per quanto riguarda Sanremo, sarà un festival con la romanità protagonista. Lo contro Federcalcio, burazzisti, squadre fuori dopo due richiami, la replica di Salvini, ridicolo. E poi scendiamo a metà pagina, lo sport, vergogna Roma a Firenze, un altro 7-1 e Di Francesco rischia, Coppa Italia, pallotta furioso, KO anche la Juve. Salvini, Movimento 5 Stelle per il no in giunta, Di Maio teme divisioni in aula, fra una settimana parla il ministro, Sea-Watch, via libera allo sbarco. E poi andiamo a piedi pagina, Brexit, Juncker, gela May, non si tratta, Bruxelles esclude l'ipotesi di un nuovo accordo, no deal più vicino. Viminale, così cambiano le questure, più agenti a Roma, meno a Reggio Calabria, valzer delle nomine. La prima pagina del Mattino, Italia ferma, il Sud paga doppio, economia in recessione, oggi la conferma dell'Istat, Conte, PIL giù ma miglioreremo, conti della manovra da rivedere, 4 miliardi in più di deficit in vista tagli alla sanità. E poi sotto la testata, noi e il gelato, il cornetto e l'Italia, cuore di panna napoletano a 60 anni. Scendiamo a centro pagina con la fotonotizia, Tony, prima ho fumato tanti spinelli, poi ho picchiato Giuseppe e Noemi, e Tony Badre, l'assassino del piccolo Giuseppe, in una foto tratta dal suo profilo Facebook, l'orrore di Cardito, il racconto shock dell'assassino al Jeep. E poi processo al Napoli, siamo allo sport, la stanchezza dei big, molti tiri e pochi gol dopo il fallimento del secondo obiettivo stagionale, i giovani non sfondano il calo degli ultimi due mesi.
Andiamo ora sul Sole 24 Ore, ancora con le parole del Premier Conte, il PIL sarà in calo, ora rilancio dei cantieri, Tria, recessione tecnica, non drammatizzerei, oggi il dato Istat. Ancora il Premier, stenteremo a inizio 2019, ripresa nel secondo semestre, ma l'UPB avverte, conti pubblici esposti a criticità e rischi del quadro macro. Poi ancora reddito, le regioni bocciano i navigator, Piazza Affari, giochi preziosi, riprova a quotarsi. Proseguiamo e siamo sulla prima del manifesto, ecco l'apertura, andate all'inferno, nel Mediterraneo 6 morti ogni 24 ore, 100.000 migranti rispediti nell'inferno delle carceri libiche, in pasto ai trafficanti. La denuncia shock dell'UNHCR, nel 2018 sono state 2.275 le vittime in mare dopo lo stop ai soccorsi, 47 profughi della Sea-Watch verso Catania. Andiamo sotto la testata, più pendolari, meno fondi per i treni, il rapporto di Legambiente, finanziamenti ridotti di 56 milioni. E siamo sulla prima pagina della verità, favoreggiamento di Stato, togliete subito la pensione al latitante Pietro Stefani, l'INPS finanzia la fuga dell'uomo condannato per l'omicidio del commissario Calabresi, un controsenso che deve finire e non parlateci di diritti acquisiti. Poi la fotonotizia, autostrade, altro blitz dei PM, hanno falsificato i dati sui pericoli per 5 ponti. In taglio medio, Visco confessa, fregati dall'Unione Europea sulle banche, il governatore di Banca Italia dice la verità ma soltanto agli studenti di Pisa, prima era stato zitto. La prima pagina del Tempo, la cronaca parla, la schiava dei Casamonica per la prima volta in tribunale, Deborah, la pentita del clan, mio marito mi gonfiava di botte pure durante le visite in carcere, Vittorio il capo aveva sempre una cravatta di diamanti. E poi nel Tempo di Osho c'è lo sport, dopo la figuraccia di ieri della Roma, la Roma esce da Firenze umiliata 7-1, squadra inguardabile, tifosi inferociti, vabbè almeno ora vi concentrate sullo scudetto, in romanesco sembra questa l'espressione dell'allenatore della Fiorentina Pioli verso quello della Roma, Eusebio Di Francesco. Poi ancora di spalla, in una scuola della capitale, violenza sulle alunne, bidello in carcere. Andiamo avanti, siamo sulla prima della Stampa, Conte vede la recessione, la rabbia degli industriali, basta con il clima d'odio, pensioni e reddito, i CAF presi d'assalto, ci servono 20 milioni per le pratiche, il Premier anticipa l'Istat, PIL in contrazione, ripartiremo nel secondo semestre. E poi la fotonotizia, Caracas, Maduro marcia con l'esercito ma l'opposizione riempie le piazze. Siamo ora sulla prima del Secolo, chi paga le ONG, interrogazione di Fratelli d'Italia sulla Sea-Watch, una struttura che macina 130.000 euro al mese di costi, sul sito internet della ONG manca addirittura lo statuto. E chiudiamo questa parentesi dedicata alle testate nazionali con l'Avvenire, sbarco con trappola, questa è l'apertura, la Sea-Watch dirottata a Catania dove la procura è pronta a sequestrarla, Diciotti dal governo una memoria per condividere la posizione di Salvini, la nave con 47 naufraghi riaccende i motori ma finisce in panne, arrivo previsto all'alba. E poi in taglio medio sulla Brexit, l'Unione Europea chiude la trattativa, le preoccupazioni per l'Irlanda del Nord e poi la mediazione sui negozi, aperture in 26 domeniche verso un nuovo testo in commissione nelle festività, 12 chiusure obbligatorie. Lasciamo i quotidiani nazionali, riapprodiamo su quelli locali e ripartiamo dalla politica sul centro con questa marcia di avvicinamento sempre verso le elezioni
elezioni regionali. Ieri, tra le altre visite in Abruzzo da parte di politici nazionali, anche la visita del ministro Grillo. Il ministro 5 Stelle Grillo si muore di morbillo ma non di vaccino, botta e risposta della pentastellata Chieti con una giovane mamma, poi assicura i soldi per i nuovi ospedali ci sono, la regione non li spende, basta manager scelti da politici. La candidata presidente Marcozzi presenta il programma di governo del Movimento 5 Stelle e intanto Marsiglio e Salvini riempiono la piazza. Ortona, il leader della Lega, invita il candidato del centrodestra a copiare il modello Lombardia, corse ai selfie e poi la battuta: solo i matti fanno comizi quando gioca la Juve che perde. E allora andiamo a vedere il servizio relativo alla visita a Chieti del ministro Grillo. Riorganizzazione della rete ospedaliera, riduzione delle liste di attesa, edilizia sanitaria, digitalizzazione e innovazione tecnologica. Questi punti salienti del programma Sanità del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, presentato questa mattina presso la sala convegni della Camera di Commercio di Chieti dalla candidata presidente Sara Marcozzi, alla presenza del ministro della Sanità Giulia Grillo. Quello che noi abbiamo detto è che bisogna garantire il servizio, non è la struttura in sé, perché se tu hai una struttura aperta che non funziona, facevamo l'esempio dei punti nascita. No, se tu un punto nascita che fa 50 parti l'anno, che non ha la terapia intensiva neonatale, che non ha l'anestesista, hai la struttura ma non hai il servizio. Allora il concetto è garantire il servizio, il servizio lo garantisci facendo tutto quello che devi fare. Dov'è la rete dell'emergenza urgenza? La stiamo aspettando dalla regione, le reti tempo dipendenti. Quindi quando tu attui una serie di misure come quella di magari dare seguito all'appropriatezza clinica su alcune strutture che stanno in piedi e costano troppo rispetto a quello che fanno, però poi dall'altra parte devi dare il servizio al cittadino, non lo devi lasciare abbandonato nel nulla, che se ha bisogno non sa dove rivolgersi. Lei ha puntato anche l'indice sulla questione delle liste d'attesa in Abruzzo. Certo. Allora, il tema delle liste d'attesa anche lì è un tema prettamente gestionale, non è solo esclusivamente un tema di risorse umane come alcuni vogliono fare credere, diciamo nascondendosi dietro le proprie responsabilità. Bisogna dare degli obiettivi chiari ai direttori generali e fare sapere ai direttori generali, che sono lautamente pagati da noi cittadini, che se non raggiungono quegli obiettivi se ne vanno a casa. È semplicissimo, vedrà come si riducono le liste d'attesa in 5 minuti, si riducono subito. La nostra, speriamo, futuro presidente di regione avrà tutta l'autonomia per indicare i criteri migliori. Il tema è che chiaramente la legge nazionale, l'impianto nazionale, senza io l'avallo delle regioni non lo posso cambiare. Allora va bene la nomina fiduciaria, perché se io non nomino un illuminato è tutto a mio vantaggio, voglio dire, però sarà veramente nostra diciamo preoccupazione come Movimento 5 Stelle quello di rendere noti i criteri appunto con cui verranno nominati i nuovi direttori generali e rendere note le qualità, insomma le capacità che questi manager hanno e cosa hanno, sono riusciti a fare prima di venire, perché non è che devono sperimentare qui la loro capacità, la devono già avere sperimentata da qualche altra parte. Ancora la politica sul centro, Legnini, ospedali, i milioni sono bloccati, ecco perché il candidato presidente dice alla Grillo: il nostro programma non prevede project financing, ma i fondi statali attendono ancora il via libera dal ministero. E poi ancora altri politici in arrivo in questi giorni di campagna elettorale. Berlusconi oggi a Chieti, domani è a Pescara, torna il leader di Forza Italia, e poi il programma di Casa Pound, Flaiani gira il teramano, ecco tutte le tappe previste. Proseguiamo, siamo sulla pagina Abruzzo. Regione legge per la crescita, no della consulta per la Corte Costituzionale, contiene articoli che non facilitano l'iter e aggravano gli oneri a carico di cittadini e imprese. E poi in basso, Fineco assume nuovi promotori finanziari, l'area manager pacifici, siamo interessati anche a professionisti che provengono dalle banche. Avanti ancora, ambiente, 100.000 controlli su inquinanti e bracconaggio, il bilancio 2018 dei carabinieri forestali d'Abruzzo, multe per 2 milioni e mezzo, il generale Costantini, l'educazione è la prima forma di prevenzione.
Ora le pagine di Pescara con queste due inchieste sul mare, sulla City, che hanno avuto ieri una ulteriore svolta. Il cantiere destinato agli uffici regionali, inchiesta alla City, in 12 a processo, coinvolti imprenditori e dirigenti. Sotto accusa il complesso in via Tiburtina, i reati contestati a vario titolo, abuso edilizio ed ufficio. Assolti perché il fatto non sussiste, gli unici due politici, l'ex sindaco Mascia e l'ex assessore Antonelli. Questo procedimento non doveva neanche iniziare, le parole dell'ex sindaco Luigi Albone Mascia e poi l'ex assessore Antonelli. Avevamo sempre salvaguardato l'interesse pubblico. Proseguiamo e siamo sull'altra inchiesta, appunto quella sul mare inquinato, assolti sindaco, vice e dirigente. Gli sversamenti in acqua e il divieto di balneazione è sparito a luglio del 2015. Alessandrini, Del Vecchio e Vespasiano erano accusati di omissione d'atti d'ufficio. Andiamo avanti, la cronaca con il dramma ai colli, infortunio nel cantiere, precipita dalla scala, operaio gravissimo, via Valle Fuzzina, l'uomo 58 anni originario di Penne è scivolato da un'altezza di 4 metri sotto gli occhi del figlio. E poi ancora sosta gratis, ogni anno 1500 permessi, troppi i contrassegni rilasciati dal Comune per i parcheggi in aree di carico e scarico, la Commissione regole aggirabili. Proseguiamo ancora con la richiesta di sicurezza da parte dei commercianti a Pescara dopo gli ultimi fatti di cronaca, la richiesta dei negozianti, task force anche di giorno, riunione in commissione dopo la balneatrice presa a pugni al supermercato Marina Dolci di Viviamo Pescara, più controlli e strade riaperte al traffico. E poi in taglio medio il blitz, sgomberato il giardino delle siringhe, droga e sporcizia, polizia e vigili urbani in via Tavo dopo le proteste dei residenti. Avanti ancora, riserva naturale, 170 pini da abbattere, svelati i risultati dei controlli effettuati dai tecnici, un'altra pianta è crollata la scorsa settimana, l'area verde resta chiusa. Sempre a Pescara, Porta Nuova in lutto, addio a Valoreo, maestro del gelato nel suo bar Astoria. Aveva 86 anni, nello storico locale a 6 vetrine di via D'Annunzio, lavorò dal 49 al 2002, i ricordi del figlio, oggi alle 15 i funerali. Siamo alla pagina di Montesilvano dove l'argomento, come leggiamo, è turismo, quello del turismo e dell'occupazione, spiagge libere con servizi, il comune si affida ai privati, l'assessore al demanio Fumo dice già dalla prossima stagione turistica 7 lidi saranno dotati di bagnini e chioschi, i gestori si occuperanno della pulizia. E poi di spalla le parole del manager Mancini, manager della ASL di Pescara. Il nuovo distretto sanitario aprirà dopo le elezioni, quello della campagna elettorale non è il momento giusto per le inaugurazioni, prosegue Mancini, in ogni caso la nuova struttura aprirà entro febbraio. Siamo a Città Sant'Angelo, tempio crematorio, il TAR respinge il secondo ricorso. Città Sant'Angelo, la SAIE si era opposta anche all'aggiudicazione dell'affidamento del servizio, i giudici amministrativi non hanno accolto, udienza fissata al 10 maggio. E poi per la politica, sempre a Città Sant'Angelo, nuovo sindaco, centrosinistra ancora diviso, nessuna riappacificazione tra PD e Sinistra Italiana, centrodestra c'è l'incognita della Lega. A Francavilla al Mare, manutenzione parchi, al via l'installazione di giochi per bambini, all'Arenazze, al Mediterraneo i primi interventi, previsti anche attrezzi ginnici, spesa prevista 25.000 euro. Proseguiamo nel Pescarese, a Pesco Sansonesco, San Nunzio, appello del sindaco, subito i lavori per la strada, l'afflusso di fedeli in costante aumento, di Nunzio sollecita la provincia aprire presto il cantiere.
E siamo ora alle pagine di Chieti con la cronaca. Terrorizzavano con l'usura, arrestati, prestiti a strozzo ed estorsioni, coppia in manette, negozianti tra le vittime, facevano credere loro che i soldi in prestito arrivassero da una famiglia malavitosa. Poi sempre la cronaca, in basso leggiamo: coltellate a cena tra amici, in tre a processo, lite in casa per un debito di 50 euro, donna accusata di tentato omicidio, altri due nei guai. A Ortona si schianta contro il bus e muore a 47 anni, guardia giurata, perde la vita, incontrata fuori di Ortona, stava tornando a casa dal lavoro ma non indossava la cintura. Poi a Guardia Grele rubate due corone e un ostensorio antico, raid alla Madonna del Carmine nel centro storico, il priore Scioli sono entrati in sagrestia con la chiave presa da un cassetto. E ora le pagine di Teramo, la cronaca, lite con l'acido tra imprenditori di Francesco, ustionato agli occhi, si indaga su reciproche lesioni tra l'ex editore di Teleponte e il costruttore Cerino, ferito a un braccio. I due hanno dato versioni diverse e presentato entrambi querela. Per ora non ci sono indagati. Pagina successiva con la presenza del sottosegretario Crimi a Teramo. Crimi, nuove norme sul post-sisma. Il sottosegretario a Teramo annuncia, annuncia modifiche alla legge. Saranno snellite le procedure soprattutto per i danni lievi. D'Alberto, il sindaco di Teramo, aggiunge: auspico che l'Abruzzo abbia più peso nel cratere per ottenere il personale e le risorse necessarie. Tiberi, da sbloccare anche i lavori fermi per il terremoto del 2009. Siamo a Casoli di Atri, i palazzi sono da abbattere, case nuove per gli sgomberati, ci sono 4 milioni stanziati dal governo per mettere in sicurezza l'area interessata dalla frana, le oltre 15 famiglie rimaste senza alloggio hanno diritto alla delocalizzazione ed è partito l'iter. Siamo ora alle pagine dell'Aquila, prima di andare in pubblicità, mensa di economia, promessa mancata, polo centrale di Acquasanta, studenti sul piede di guerra, la rettrice rassicura, l'apertura è prevista a marzo, infiltrazioni d'acqua, arredi inutilizzati, sale completamente vuote, i tempi si allungano. Poi in basso Confindustria commiato con polemica, l'ex presidente Fracassi, fusione con Teramo inevitabile, oggi formalizzazione per Podda. Sempre all'Aquila, usura, assolti gli imprenditori Cicchetti, scagionati costruttori della galleria commerciale Agora e l'amministratore, finirono nei guai per la clausola di un affitto, il PM aveva chiesto 30 mesi. E poi ancora latitante tradito dall'affetto per i genitori, ad Avezzano Musetescu era ricercato da 3 anni e si era rifugiato in Germania, sorpreso mentre va a salutare papà e mamma, i carabinieri di Trasacco lo hanno arrestato in un bar di Collelongo dove deve scontare una pena ed è coinvolto per rissa aggravata nell'omicidio di Callegari. Ci fermiamo qui, finisce la prima parte di Mattino 6, ora le previsioni del tempo, la pubblicità e poi rientriamo con il Messaggero, la città e altri servizi. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di Mattino 6 che riprende con le pagine del Messaggero Abruzzo e siamo sempre alla politica. Abruzzo alle urne, Salvini in fiamma Ortona, oggi ritorna Berlusconi, il capitano in una piazza gremita parla di temi locali e nazionali, Silvio arriva a Francavilla e Chieti, domani a Teramo e discorso a Pescara. E poi ancora gli altri fronti principali impegnati in questa campagna elettorale. Legnini incassa l'appello di Vendola e della Vedova, la sinistra moderata e più Europa nella coalizione che sostiene l'ex vicepresidente del CSM. Il ministro Grillo e Marcozzi no al project per l'ospedale, bisogna realizzare il nuovo policlinico con i 228 milioni ancora a disposizione, le liste d'attesa compito dei direttori generali. Siamo alle pagine di
Pescara, mare inquinato e la City, tutti assolti. La sentenza bipartisan del GUP Sarandrea, niente condanne per Alessandrini e Del Vecchio, PD, e Albone Masce e Antonelli di Forza Italia. La decisione toglie l'ostacolo giudiziario alle candidature per il comune del sindaco uscente e del capogruppo azzurro. I processi paralleli nati da un'intercettazione che svelò il caso del divieto di balneazione fantasma ha escluso la responsabilità dei politici. Il PM aveva chiesto pene da 6 a 8 mesi. La stoccata dell'ex primo cittadino Luigi Albone Masce, questo procedimento non doveva iniziare. E poi in basso, costruttori, tecnici e dirigenti a giudizio per il palazzo destinato a sede della regione. 12 imputati saranno giudicati con il rito ordinario. Nel mirino dei giudici la variazione di destinazione d'uso. Andiamo avanti, sgomberata la tendopoli dei disperati. Polizia, il nucleo giona della municipale e squadre di attiva hanno rimosso l'accampamento dei palazzi, l'accampamento nella zona dei palazzi clerico. Identificati 10 italiani e uno straniero indagato, sottoposto a obbligo di dimora. Si sono allontanati senza fare resistenza. Scettico il comitato dei residenti, sanno già dove ricollocarsi, serve una soluzione per il risanamento dell'area degradata. Poi ancora pensioni a quota 100, anche le domande. In 2 giorni boom di richieste a INPS e patronati per sfruttare la possibilità di uscita anticipata dal lavoro. La CGIL corre ai ripari. Gli interessati sono in gran parte dipendenti pubblici e donne. Gli esperti dell'INCA, occorre valutare un taglio tra il 15 e il 20%. E poi ancora il censimento, piante, alberi, scoiattoli e persino volpi nella pineta. Uno scrive di fauna e flora. Vediamo il servizio del TG6. Questo studio, della durata di un paio di anni e che si è avvalso della collaborazione di qualificatissimi esperti, ci ha permesso di comporre un puzzle all'interno del quale siamo riusciti a identificare quelle che sono le evidenze che in quest'area, come ho già detto, insistono e che necessitano di tutela e di processi conservativi affinché il livello dei servizi ecosistemici venga implementato o quantomeno mantenuto. L'importanza di avere questi dati, di queste analisi, oltre a costituire la memoria storica che quindi ci consentirà di quali quantificare le variazioni che sulle specie si possono avvenire nei prossimi anni, permette anche di attivare dei processi oltre che conservativi anche di progressivi sul data reale, per fare in modo, diciamo così, che vengano mantenute le condizioni minimali di base per la qualificazione naturalistica dell'area e che gli effetti dell'area possano permearsi anche al di fuori degli stretto vincolo dello stesso perimetro dell'area vincolata. La legge 38 ci impone una serie di studi proprio per valutare lo stato dell'arte della riserva, valutare la sua salute, e in questi studi, queste due campagne che hanno affrontato sia problemi di tipo floristico che di tipo faunistico, in fondo non è che ci condannano completamente, nel senso che l'amministrazione è stata attenta, ha fatto bene i compiti a casa. Adesso dobbiamo continuare su questa linea, completare e a dare nuovi studi, perché è proprio dalle competenze diverse interdisciplinari che si associano che poi si possono dare dei risultati che sono risultati attendibili scientificamente. Pagine dell'Aquila, Oli System, speranze sul filo, si lotta per salvare tutti i posti. Oggi appuntamento nella sede del Ministero, i sindacati uniti, 34 lavoratori devono rimanere qui. La società Call & Call si è aggiudicata il bando di Acea Idrico ai danni dell'azienda che opera in città. La deputata del PD Pezzopane annuncia battaglia, deve essere rispettata la clausola sociale. E poi ancora, sempre all'Aquila, 10 anni senza tasse se ti sposi in paese. L'idea del sindaco di Lucoli, dunque siamo nella provincia aquilana, sgravio per le giovani coppie che decideranno di risiedere nel borgo. Chiappini vuole esentare dal pagamento anche dei buoni mensa. Pensiamo anche allo spostamento del casello dell'Aquila Ovest.
Avanti siamo in Marsica con la visita del vice premier Matteo Salvini. L'ospedale da rifare, ha detto, ora si riparla di sanità. Oggi si chiude la farmacia comunale per il cambio di proprietà, assicurato comunque il servizio. Massimo Verrecchia rincara la dose, c'è l'esodo dei primari e la fuga dei finanziamenti verso la sosta. E il parto indolore al San Salvatore dell'Aquila fa ancora discutere. Le pagine di Chieti, la cronaca: coltellate a cena per 50 euro, tre persone finiscono a giudizio, donna accusata di tentato omicidio, per altri due scatta il favoreggiamento, la vittima aveva cercato di calmare gli animi ma fu colpita al ventre. La decisione del giudice per udienza preliminare, processo il 2 di aprile. E poi ancora Guardia Grele, l'ospedale presidio di Ari disagiata, scoppia la polemica per la visita del ministro, la dirigente sollecita il personale a essere presente. E poi in basso, prestavano denaro con tassi usurai, coppia in manette, il servizio del TG6. Per un prestito da 5.000 euro erano arrivati a chiederne indietro 120.000 nell'arco di 15 anni di soprusi. La polizia giudiziaria in forza alla Procura della Repubblica di Chieti ha sollevato il velo su un giro di estorsioni ed usura a Chieti in capo ad una coppia teatina, Ercole Spinelli e Colorinda Bevilacqua, rispettivamente di 59 e 56 anni, già noti alle forze dell'ordine. Dopo mesi di pedinamenti e intercettazioni telefoniche, gli agenti di polizia sono riusciti a ricostruire quella che hanno descritto come una fiorente attività di usura ai danni di diverse attività commerciali ed imprenditori del capoluogo, condotta, secondo le risultanze delle indagini, in modo organizzato e continuativo. Per la coppia, vista la gravità dei fatti, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, ma quello che emerge ancora una volta è quanto sia diffuso il ricorso all'usura da parte di piccoli imprenditori ed esercenti in difficoltà economiche, spesso acuite dalla crisi che ha colpito in maniera decisa il territorio teatino. E proprio nel teatino, guardia giurata tampona bus e muore. L'incidente di Riccardo Monacciari, 48 anni, è accaduto ieri mattina intorno alle 8 lungo la strada statale 16. L'uomo stava tornando a casa dopo un turno notturno e nei pressi della stazione di Tollo ha urtato un pullman TUA. Le pagine di Teramo: vola l'acido durante la lite, sfregiato un imprenditore. La polizia sta ancora tentando di capire chi abbia lanciato il liquido corrosivo. L'ustionato è Aldo Di Francesco, stava discutendo con Carlo Cerino. L'episodio si è verificato ieri mattina in strada a Piano d'Accio. Gli agenti sono alla ricerca di eventuali testimoni. E poi ancora ad Alba Adriatica, a 83 anni, era sempre al lavoro. La procura ha aperto un fascicolo dopo la caduta dal tetto del capannone che ha causato la morte di Armando De Angelis. Al vaglio la sua posizione nell'azienda edile, l'abbigliamento antinfortunistico e la mancata imbracatura è prevista per legge. Gli amici lo ricordano in splendida forma: nonostante l'età, lui era pronto a intraprendere qualsiasi opera. Lasciamo il Messaggero Abruzzo, ora sfogliamo le pagine della città. Ripartiamo da pagina 5, dalla cronaca: sfregiato al volto dall'acido muriatico, lite tra due noti imprenditori in zona Fiumicino, finisce tra ricoveri in ospedale e denunce reciproche. I protagonisti, appunto, Carlo Cerino, costruttore edile, candidato della Lega alle ultime comunali, già presidente dei costruttori dell'ANIEM. Sotto sequestro la smart di Di Francesco, una bottiglietta di liquido, un punteruolo, un coltello e dei guanti. Immobiliarista ed ex editore televisivo di Teleponte, oggi gestisce un maneggio a Terra Bianca, ovviamente Aldo Di Francesco. Di Francesco, che è ricoverato al Mazzini con ustioni al volto e agli occhi, in più avrebbe la mascella fratturata. Proseguiamo, la ASL rescinde il contratto per il Caos Coop, buone speranze di recupero dei dati, ritorno alla normalità grazie all'intervento di un team d'esperti. Bruciati tre hard disk in linea di backup, ma nessuno sarebbe intervenuto per risolvere il problema. Pagina 7, arrestato il topo d'auto, non era un vandalo, la squadra mobile ha individuato uno degli autori dei colpi notturni in centro storico, è un muratore di 42 anni. E poi di spalla, caso chiuso, caso Camorra, Campitelli si dissocia da Di Matteo.
Avanti ancora, annullato il licenziamento bis della Vigilessa, il giudice del lavoro ordina al comune di reintegrare Anna Capponi, la seconda volta dal 2014, licenziata dopo aver accusato il comandante, l'agente è stata a sua volta denunciata per calunnia e licenziata. Pagina 9, ricostruzione, tra un mese la semplificazione, il sottosegretario Crimi ieri a Teramo per annunciare la nuova legge, troppa burocrazia e uffici speciali per la ricostruzione regionali lenti. Pagina 10, iper simpli, condizioni difficili per i trasferimenti, al tavolo istituzionale i sindacati contestano gli orari imposti a chi ha deciso di restare nel gruppo SMA. E poi ancora Teatro Romano, ecco perché Casa Salvoni non andrebbe abbattuta, l'ingegner Di Battista torna sui rilievi della soprintendenza al progetto dello studio Bellomo. E poi ancora pagina 13, tanta montagna nella squadra di Minosse, nel direttivo del presidente, i rappresentanti di Colledara, Isola, Castel Castagna, Campli e Bellante, subito al lavoro per l'approvazione del bilancio e per ampliare il ruolo dell'ente dalla mera gestione dei sovracanoni idroelettrici. Andiamo ora avanti, siamo alle notizie dalla provincia. In particolare a Giulianova le strisce blu si pagano con l'app, attivato a Giulianova il servizio di Poste Italiane per pagare il parcheggio con lo smartphone. E poi ancora terreno delle baracche per il vice sindaco, è davvero la volta buona per vendere, tutto questo a Roseto, pronto il bando per l'alienazione dell'area, rimasta invenduta fino ad ora. I privati avranno la possibilità di acquistare tutto il terreno oppure dei singoli lotti. Sport per la vita, campioni di nuovo in pista per la solidarietà, sabato 9 febbraio al Palamaggetti di Roseto e gli Abruzzi, il Gran Gala internazionale di pattinaggio artistico. L'intero incasso della serata sarà devoluto a due associazioni, Centro Regionale Fibrosicistica dell'Ospedale di Atri e Unitalsi sezione Abruzzo. Apriamo ora la pagina dello sport, lo facciamo appunto attraverso la città. Stasera stop al mercato, rush finale Teramo, ufficiale Spinozzi, staffetta della Giovanna Cason, Lewandowski al Perugia, addii per Di Renzo e Vitale. Ieri il Consiglio federale ha avviato l'iter per l'esclusione di Pro Piacenza e Matera, saranno 7 le retrocessioni in Serie D, nel girone B potrebbero essere 3. Le squadre costrette ad abbandonare il professionismo. E per la Serie D, ieri la Coppa Italia, il Real Giulianova batte anche il Montevarchi e vola in semifinale. La squadra giallorossa vince per 2-1 al Fadini e conquista il passaggio del turno. La prossima sfida sarà contro il Messina. E poi per il basket, impresa Roseto, il supplementare lo premia. La squadra di coach D'Arcangeli avanti per tutta la gara, si fa rimontare, ma l'overtime è decisivo. 76-84 il finale contro la quarta in classifica. Gli squali vincono due volte all'overtime, la zampata decisiva. Una break con le testate nazionali sportive prima di vedere Centro e Messaggero. Qui siamo sulla Gazzetta dello Sport, in primo piano chiaramente i verdetti dei due quarti di finale di Coppa Italia di ieri. Zapata spacca Juve, quarti di Coppa Italia, super Atalanta con 3 reti, infrange il sogno del triplete bianconero, primo KO italiano per Allegri. E sotto la testata Chiesa spacca Roma, Pioli vola col tris dell'azzurro, il 7-1 è un macigno e Di Francesco balla. Il Corriere dello Sport, ecco l'apertura, sanno perdere, Juve eliminata dalla Coppa che vinceva da 4 anni, una grandissima Atalanta trascinata da Zapata, strapazza la signora. E poi sotto la testata Roma umiliata, viola divina, clamoroso tonfo a Firenze. Finisce 7-1 con 3 reti di Chiesa, pallotta scarica di Francesco, chiedete a Monci. Quindi tutto sport che apre così
tremenda dea, disastro Juve, Atalanta travolgente in Coppa Italia, la doppietta dell'implacabile Zapata, il gol di Castagne, stendono i bianconeri. E poi immensa viola, Roma umiliata, Fiorentina da sogno, Chiesa tripletta nel nome di Astori, giallorossi da vergogna, Di Francesco a un passo dall'esonero. Torniamo ai quotidiani locali, andiamo a sfogliare il centro, chiaramente il calciomercato in evidenza, Pescara vicino a Falasco, Parma irrompe su Macin, a un passo il terzino sinistro del Perugia, gli emiliani soffiano la mezzala al Genoa, il Frosinone blocca Ciofani, Diabaté dice no al Delfino, potrebbe restare Monachello. E poi le parole in basso del difensore Scognamiglio, Brescia micidiale ma niente paura, Lombardi con l'attacco più prolifico del campionato, abbiamo le armi per metterli in difficoltà, il difensore quasi conterraneo di Donnarumma e ha giocato con Torre Grossa, ci faremo trovare pronti. E poi la Serie C, Teramo, Lewandowski verso l'addio, il portiere nel mirino del Perugia, si reapre lo scambio Altobelli-Cason con il Francavilla, Della Giovanna più lontano. E poi sul fronte societario Campitelli, Di Matteo non entra più in società, l'annuncio dopo l'audizione al comitato etico. Per la Serie D, Montevarchi al tappeto, Giulianova in semifinale, i giallorossi stendono i toscani grazie a Gori e Di Paolo, il 27 febbraio e il 3 aprile la doppia sfida contro il Messina dell'ex Biagioni, scontri tra tifosi prima della gara. E sul fronte mercato Liguori del Notaresco va al Catania, Pineto e Antonicelli d'Andrea al Francavilla. Proseguiamo con il basket, Roseto bis da sballo, Sharks Cossari a Forlì, biancazzurri vincono in trasferta dopo un tempo supplementare 76-84 dopo il successo contro Cento, la prestazione gagliarda in Roma per la squadra di D'Arcangeli. Sul fronte Serie B, Teramo, il riscatto passa da Catanzaro, Adriatic Press in Calabria alle 20.30, Campri ore 21, cerca gloria nella tana del Bisceglie. E poi sempre per la Serie B, momento d'oro per il Chieti, Turbo Chieti, Civitanova, KO, Teatini al quinto acuto di fila, al Palatricalle l'Europa Vini soffre ma vince senza l'infortunato Migliori, Di Emilio sugli scudi, il tecnico Cohen bene così, però abbiamo subito troppo, 66-62 il finale. E quindi la pallavolo, lo sbarco in Abruzzo della nazionale, Italvolley in Abruzzo, Chieti accoglierà Zaitsev e Giannelli, scelto il Palatricalle per il ritiro preolimpico dal 4 al 28 luglio, ma gli azzurri giocheranno amichevoli anche in altri palazzetti. Andiamo ora a vedere le due pagine di sport del Messaggero Abruzzo, calcio mercato. E Ciofani, il bomber in pugno al Pescara, l'attaccante abruzzese del Frosinone ha già trovato l'accordo con Sebastiani, ha offerto un contratto di 2 anni e mezzo e 250.000 euro a stagione. Poi ancora le parole di Gennaro Scognamiglio, un muro contro l'attacco del Brescia. Ricordiamolo, come fa anche il Messaggero, c'è tempo fino a stasera per le firme, le alternative sono Fabio Ceravolo e Gianluca Scamacca, alle ore 20 c'è lo stop alle trattative della sessione di gennaio di calciomercato. Basket, Sharks commovente vittoria a Forlì, Roseto Corsara dopo un supplementare ribaltato addirittura il confronto diretto. E poi per la Serie C, Di Matteo cacciato dal Teramo, sulla camorra parole a titolo personale, patron Campitelli diffidato dal comitato etico, Lewandowski a un passo dal Perugia, resta da decidere se il 22enne polacco rimarrà in prestito. E per la Serie D, il Real vince 2-1 e va a Messina, prima della gara ci sono stati alcuni scontri con la curva giuliese, due tifosi ospiti del Montevarchi sono rimasti feriti. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa di Mattino 6 che tornerà domani mattina alle ore 8, vi ricordo gli appuntamenti col TG6, le edizioni principali delle ore 14, 19 e 23. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.